Va bene, siamo qua su Alien Isolation. Dove eravamo arrivati? Me lo sono dimenticato. Comunque il riepilogo ve lo faccio io, che me lo sono dimenticato, tra l'altro il riepilogo. Ecco, devo trovare un ascensore per la Sixon Communication. Meno male che c'avevo io. Vediamo se si può cambiare la difficoltà già da qui, raga. Siamo morti. Siamo morti. È finita. Perfetto, qua c'è la troia che ci insulta e che non si sa come ci vede adesso, guardate. Indipendentemente. Vattene! Ecco, sta puttanella qua, che succede? Esatto, fa proprio questo, chiama tutta la comitiva. E io in teoria devo prendere questo coso qua. Il trasmettitore, vabbè, ora ve lo dice lei che è più intelligente di me sicuramente. Ecco, Voleva sintonizzatore. forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Perfetto, lei la fa semplice, deve solo trovare una nuova cellula dati, capito? Noi tutti sappiamo dove si trova la cellula dati. Adesso, con grande irruenza, dobbiamo andare dall'altro. Non ti girare. Non ti giri tu, vero? Perfetto. Solo che lì c'era il quarto, guardalo, guardalo dov'è. Perfetto, è entrato. Fermo, cammina. Non ci credo, eh. A primo colpo non ci credo. Veloce. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Devo salvare assolutamente. Ce l'ho fatta. Ok. Credo sia andata di sotto. Forza. No, non ci vengo laggiù. Ho Brava, fatti i cazzetò. preso il tuo apparecchio. Non funzionava. Saliremo in un altro modo. Siamo qui già da troppo tempo. Fin quando si fa. Non l'ho visto solo io, vero? Salva! Allora. Raccogliere vol. Oh! Ah, un guardpon de corna ora. Sì, però dobbiamo stare attenti perché siamo sempre ad incubo. Selezionano nell'inventario. Come si fa l'inventario? E. Ah, revolver. Ula! Rimalzati. Ma posso mirare? È già questa la mira. Ah, che mira di merda. E qua esco, qua c'è qualcosa. Dammi un bazooka. Pezzi di metallo, revolver. Raccogli munizioni. Minchia, un proiettile, dai. Vedi, raga, quanto fa il giocare ad incubo. C'è un proiettile, raga. Mi ci pulisco il culo con il proiettile. Tipo supposta lo inserisco. Qua cosa c'è? E poi anche la mappa non è disponibile, vedi? E penso che sta cosa è proprio dal fatto che io non sono. Cioè, sono ad incubo. Quindi non ti dà manco la mappa. Era di qua, allora. Scusa, se noi siamo scesi, ma forse è ancora un piano. Ok, vabbè. Perché abbiamo già preso la revolver e siamo passati nel condotto. Io salverei. Ah, da qui ero arrivato allora. Vaffanculo, ecco perché. Infatti, era da qui che sono venuto. Questa è chiusa. Ma non c'è un cazzo, raga. Non c'è nulla. Andiamo avanti. Dai, sarà soltanto uno scricchiolio. Ricerca, pezzi di metallo. Perché tu tieni dei pezzi di metallo in tasca? Mamma mia, ma che sei brutto. Non so se fai più paura tu o Alien. Oddio, la scatola nera. Cosa? Cosa? Cosa, cosa? Spiegaci anche a noi, no? Non ne capiamo un cazzo di scatole nere. Non c'è nessun dato. Piano, non è che si aggiusta così. Ecco, no, tranquilla, dai, era per avvisarti. Ballo si cretina, scusa, minchia. Resta concentrata. Non so cosa trovo. Il cesso non è autorizzato. Papà? Papà? Nasconditi, nasconditi. Si sentono dei rumori qua. Verde questo, il verde è sempre bello. Usa. Quindi, ah, devo spostarli, ok, veloce, veloce. Sono morto, ci ho pensato troppo tardi, sono morto, ricomincio tutto. Dai, dai, non voglio morire, rincaricomincio in culo al mondo. Cos'è?
Ah, in sintonizza cazzi, vai, vai. Ok. Ok, ora poi devo salvare, me ne sto fottendo di quello che posso fare, vattene. Ok, proviamo un po'. Come funziona? Ah. Così? Ah, non è così che funziona. Ma cosa devo fare? Ah, Dio, le forme! Aspetta, uno, due. E vabbè, è un casino, sì, ma io ci muoio 16 volte, ragazzi. Sì, sì, addio. Io mi sdraio qua, vivrò sotto una scrivania per il resto della mia vita. Mamma mia. Casino. Se viene alien sono morto. Vabbè, posso nascondermi qua, perfetto. Allora, cosa c'è qua? Non c'è niente. Raccogli badge. Ah, è tipo l'etichetta di uno che lavorava qua. Ho sbloccato un obiettivo. Me ne vado, me ne vado. Tolgo il disturbo. E non dovrei correre, facciamocela. Non correre, non correre. Qua posso salvare, raga, devo solo salvare. Anche se c'è alien, salvo. Che bello, raga, salvare è una cosa magnifica. Non potete capire. Va bene, qua sembra già una zona molto più allegra. Vediamo, accedi al terminale. Vediamo cosa ci dice. Personale, porter il capo, condivisa, avamposto del progresso, la stazione spaziale di cui nessuno aveva bisogno, gestita da una compagnia che tutti abbiamo dimenticato. Me ne sto fottendo. Audio, non ce n'è, pubblica, non c'è niente che ci possa interessare. Pagina dei fogli, qua posso nascondermi. Oh, cos'è? Kit medico! Come si crafta il kit medico? In teoria posso farlo. Ci vuole, vediamo come funziona. Una colla, un comp B, non so cos'è, un comparatore, e un sensore. LB per assemblare. Ho un kit medico. Può sempre tornare utile quando ti arriva un alieno in culo, no? Sempre tornare utile. Mentornese è sempre la classica scrivania. Minchia sta allarme, un esappezzao. Oh, oh. Meno male che sono a volte intelligente, raga. Di grande intelligenza. Veloce. Velo. Ah, niente. Quello mi tocca il culo, mi tocca il culo con la coda. Ah, allora è un maschio. È un esemplare maschio questo. Ok, ok. Tocca il culo della coda. E non guardarlo, vattene! Minchia, un'ora. Sono morto. Oh, raga, perdonatemi. Io spero che voi capiate il fatto che io cammino abbassato, eh. Ok, la lentezza del gameplay, ma è così che va giocato. Cioè, non penso che possiamo metterci a ballare con un alieno. Anche perché se mi vede ora, raga, ho la sensazione. Ti prego. Madonna mia, mi sembrava lui. Ok, questa è quella che ho aperto prima. Passo dal condotto, passo dal condotto. Io dovrei salvare di nuovo. Ho quattro persone. Dobbiamo sfruttare quello che non abbiamo, raga. Il cervello. Tanto sintonizza tutto. Andiamo qua e siamo di nuovo. Ma mi sa che già ci ha pensato. Risparmiamo pure quel colpo. Cosa sta succedendo qua? Soka! Te lo faccio io, alien? No, che poi mi sgami. È lì. Oddio. Camper del cazzo. Stava camperando, alien. Tranquillo, ti difendo io, è tutto finito. Basta che non sali, che io devo andare lì, va bene. Papà, tu apri tutto. Apri veloce. No, levati dai coglioni, avvia, avvia. Tocchiala. Non sono sicuro, ma so che Artemio è pelato. Artemio, perdo mio. Mi chiamo Ripley, Amanda Ripley. Mi serve il tuo aiuto. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Scusa, si sieda dove? Perdonami.
Ecco perché Jackson è rimasto indietro. Aspetta, cosa ha detto, raga? L'ho sentito solo io? Che senso, Jackson? Ma prendilo sto casco, guarda che figo. Allora, buon uomo, io non so chi è lei, ma so... Devo raggiungere l'area comunicazione, è urgente. È una zona riservata. Ma non me ne fotte un cazzo. Non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Lascia stare, troverò la strada da sola. Ah, ti ha detto che è un'area riservata. Posso andare, Artemio? Lei mi guarda in un modo... Ehi. Mi raccomando, eh. Che io sono dal grilletto facile, vedi? Posso toccarti le palle d'acciaio? Fatto. Non glielo consiglio. Mi ha risposto! Mi ha risposto! Mi ha risposto, raga! Dai, questa no, clippatela! Non me le consiglio a fare cosa? Perché mi sta dietro? Visto che sono una donna, ma... Ehi! Ehi, Anna Maniniaco! È stato modificato. Lei sa tutto. Tiene RB per il rilevatore di movimento. Artemio, mi spoglio dopo, dai. Vai via, sciocchino. Tipo, a te non ti pinga. Va tutto bene. Va tutto bene, se ti leve dei coglioni magari esco. Tutto bene. Ma mi sentono, raga, ma è un'intelligenza artificiale. Vediamo se qua c'è qualcosa che si attiva. Condivisa audio, cerca di capire. Sto raggiungendo la Sixon. C'è il portello. Non ti ho svegliato perché sapevo che avresti cercato di fermarmi. Non sapevo che ero intelligente. Questa è la nostra unica chance. Qualcuno deve ristabilire le comunicazioni. Dobbiamo far sapere alle autorità sulla Terra cosa sta succedendo. Non preoccuparti, torno presto. Non lascerò te e Clara da sole. Salva tutta la vita. Minchia, ora ce la do una cozzata, raga. Dai, una me la tento. Una. Tocca l'immagine dello... Cos'è? Iniettore. Usa. Ah, spengo e accendo la radio, che poi non si è mai sentito. Oh, cassa acustica, tipo un'esca. Non posso costruirmi, manca un componente. Posso farmi un altro kit medico, eventualmente. Poi. Zona riservata. Se ne vada. No. Fammi entrare. Devo contattare la mia nave. Mi dispiace, non è possibile. Ehi! Accesso ad Apollo effettuato. Ah, si è convinto. Alla stazione di Sevastopol. Grazie. Deve esserci un altro modo per entrare. Potremmo sempre prenderli a pugni. Trovo un altro modo. Entro da qua. Sintonizzatore d'accesso. Vai. Mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Oh, wow. Buona giornata. E l'ha pure preso per il culo, raga. Ti auguro un alien in faccia, fare il culo. Si trovano molto meno risorse comunque. Ma lui può venire, dov'è? Finché non lo rilevo più. Disabilita la telecamera. Godo. Vado di... Minchia, ora come faccio? Devo andare qui? Non penso. I rappresentanti della compagnia in visita devono presentarsi al sintetico. Ma secondo voi muore? Minchia il dubbio. No, no. Oh, wow, wow. Sono una donna. De corna, no. Ah, devo fare tante volte A, vaffanculo. Che minchia mi compare A minuscolo. Carica dal salvataggio attuale, vaffanculo. Dove eravamo? Ah, qua che hanno ucciso ad Artemio. Minchia, ma io me la sto facendo. Non so cosa ho preso. No, 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 no. No! Dai però! Oh, dai dai, tante volte, tante volte! Dai a fare in culo! Aiuta a to, su, ora aiuta! Scappa, scappa! Dov'è il... Mi chiudo, manca sensibilità veramente da... Veloce! Chiama ascensore, ma vai a fare in culo!
No, dai. Se viene qua devo andare subito. Andiamo. Sì, sì, sti cazzi, io mi salvo col portello veloce. Madonna mia l'ansia quando ti vengono dietro. Dottor Goro, bello mio. Dai che c'è l'ascensore. Bade. Oddio, salva vita mia, salvataggio della mia vita. Beh, qua non so cos'è, ma l'aria che si fa qualcosa. Qua c'è di nuovo il ricablaggio. Accedi alle comunicazioni esterne. Vai, comunichiamo la Torrens. Struttura non collegata. Tutte le comunicazioni in uscita sono bloccate. Ah, vai a fare il culo. Perfetto. Le comunicazioni interne sono aperte su canali limitati. Ci deve essere qualcuno da poter contattare sulla stazione. Puoi contattare tuo padre, per esempio. Trovo un altro terminale per le comunicazioni. Avete rotto i coglioni, però. Voi e i terminali. Qua è vuoto. Mica si trovano pochissime risorse, raga. Usa il sintonizzatore d'acciaio, raccogli un sensore, non ne ho. Però aspetta, fatemi craftare. Qui Torrens danneggiata. Che cazzo succede? Non lo so. Succede. Qualcuno del team in Eva è riuscito a salire a bordo? Rispondete. Ah, vai a fare il culo, questo. Siamo stati colpiti durante l'esplosione. Ah, vabbè, siamo stati colpiti. Vabbè, morite, non me ne frega un cazzo. Saranno disattivati durante le riparazioni. Non so dire per quanto. Ti sta bene, muori. Toccola. Sta controllando le notifiche su Instagram. Bardo mio, grazie del follow. Grazie del follow, brother. Oh, musica brutta. Ma buon tonno, madre di Dio. Apri tutto. Non so dove minchia stiamo andando. No, ma questo qua l'avevamo già fatto. Che cazzo è questo? Ti posso spiegarti. Allora tuo padre è veramente un pelato. Dai, dai. Guarda, mi ha ucciso così sul colpo. Manco la possibilità di difendermi. Vedi che fa sempre bene salvare. Ah, ma abbiamo dei passaggi qua. Aia, minchia, un calcio in faccia mi ha dato. Dammene un altro che mi piace essere sculacciato. Ah, dai, corna. Oh, ma che cazzo è a distanza? Ah, vabbè, dai, non vale così. Oddio. Levati dai coglioni. Che lato di merda. Sono stato... Sono stato preso a calci in culo, vai, vai. Sono morto. Sono... Io mi difendo! Vabbè, ma non serve un cazzo la pistola. Sparati il kit medico, magari riusciamo a sopravvivere a un colpo. Sì, però il primo colpo lo sopravvivo perché me lo sono sparato. Ti do un pugno nei coglioni, il tuo personaggio si bugga, l'amico, e io scappo dall'altro lato. Sono un pro. Però ho sprecato tutti i colpi. No, 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 aspetta, no, no. Minchia, reversina, ma resi. Come vuoi solo aiutarmi? Bra, grazie, grazie per l'aiuto. Bello Dio. Dai, non sono qua, non sono qua. Dai, lo sai che non sono qua, non sono mai stato qua. Levati dai coglioni. Vabbè, ma allora sono coglione però io. Dai, 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 apri, apri, apri. Grazie Valerio, bello mio. Ho scoperto come raggiungerti. Dove sei? Dov'è che mi parli? Da dove mi parli? Usa. A caso. Samuel, sei vivo, sono Ripley. Ripley, Taylor e Ripley. Eravamo preoccupati e pensavamo... L'ho fatta. Dove siete? Siamo alla stazione di transito, vicino al centro medico. Ok. Samuel, ascolta. Qui non è sicuro. La Sixon ha sigillato questo posto e i suoi androidi vanno in giro ad uccidere gente. Non è vero. È impossibile, è contro i protocolli programmazione sintetici. L'ho visto, Samuel. La Sixon la pensa diversamente riguardo ai sintetici. C'è qualcos'altro qui. Una creatura grossa e letale. Ha un pene enorme. Una creatura? No. Una forma di vita di tipo sconosciuto. Un organismo alieno. È estremamente pericoloso. Tu e te lo... Ripley, sei loro ferita. Dei rottami l'hanno colpita nell'attraversamento. Ferite gravi. Non posso muoverla. Servono attrezzature sanitarie. Dobbiamo trattare la ferita e passare. C'è la Torres. La radio si è rotta. Non riesco a contattare Verlaine. Siamo soli. Cazzo. Ok.
Vengo da voi. Sì, una parola semplice. Ti mando una navetta. Allora fallo prima. Allora, siamo qua. Fuggi attraversando la Sixon Community. No, no. 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 Ripristina la corrente. No. Ma buongiorno anche a lei. È un fantascientifico. Nasconditi. Vabbè, 3 ore ci ho messo. Mi ha già visto. Venite di qui tutti e due. Vabbè, ma sono intelligentissimi. No, dai, ti prego. No. Minchia, me la faccio sprint. Stavolta non perdo. So già dove andare. Maria. Non so che cazzo di giri ho fatto, ma... ma funziona. No, dai, tu lì no. Sì! Dov'è il condotto? Non fare cazzate! Veloce! Madonna mia, Maria, io che non ho orientamento, questi non sono giochi per me. Dritto. Qua c'è una richiesta. Oh, fumogena. Lasci che l'aiuti. No, un altro. Vabbè, però. No, no, se muoio così, no, così mi incazzo. Aspetta. Metti il kit medico. Indovena fatale. Torna indietro, veloce, torna indietro. Minchia, non ho più kit medici, raga. Non ho più kit medici. Dimmi che da qua c'è un'uscita. Ma io ho paura di chiudermi, perché no. Vedi perché non faccio le minchiate. Ma dove, meno male, santo scalino. Scendi di qua. Bravo, lo sapevo, eri stronzo. Ma di qua è chiuso, dove cazzo vado? Di qua sono appena tornato. Ma in questo momento è l'unico modo per salvarmi. Ritorniamo in... ce l'ho fatta, era giusta la strada. Colpo di scena. Ma questi non c'erano prima, è morto? Cos'è? Porca putt... Ehi, anema. Vabbè dai, sì, vai a fare il culo. Lui non dovrebbe venire, se rimuoio, raga, ci salutiamo, mi sono anche rotto i coglioni. Aspetta che qua c'è qualcosa. Dai, non fare rumore. È da lì che devo andare, eh. Se mi esce proprio qua, minchia bestemmi. È proprio qua sopra, raga. Salva tutto, mentre c'è la tessera sanitaria, veloce. Abbiamo salvato, perfetto. E da qui poi possiamo prendere la navetta per ritornare sulla Torrens. Quindi, possiamo salutarci con grande calma, ma prima voglio vedere una cosa. Se io provassi a fare bordello... prendi la revolver. Voglio vedere se Alien viene proprio da qua. Ma buongiorno, signori! Ai, ai, anema! Pardon mio, buonanotte Gesù, buonanotte Valex. Signori, domani in caso lo continuiamo pure, Alien. Ma a molti di voi piace, almeno lo finiamo, anche perché ormai l'ho iniziato su YouTube, raga, quindi devo finirlo. Chi di voi, bene o male, vuole recuperarselo? Notte chiara, mera mia. Chi di voi vuole recuperarselo, raga, lo trova su YouTube, poi che lì inizio a caricare. Buonanotte, bene.